Ciao ragazzi, in questo video vi parlerò di come arredare un bagno rustico, ma prima di tutto... Non ci posso fare niente, ogni volta che penso al bagno rustico mi viene in mente il film di Renato Pozzetto, Ragazzo di campagna. Non l'ho citato a caso perché effettivamente il rustico è la costruzione tipica delle nostre campagne. Magari qualcuno di voi ci è anche cresciuto, oppure andava a trovare i nonni, oppure state ristrutturando il rustico in questo momento. La parola rustico però ha anche altri significati. Rozzo, molto semplice, non elegante, non rivestito, alla buona. Questi sono dei sinonimi ed in teoria è lo stile che dovreste dare al vostro bagno. Calma, ho detto in teoria. In realtà il bagno rustico moderno ha molte comodità rispetto ai rustici dei nostri nonni, sempre che i rustici dei nostri nonni avessero un bagno, ovviamente. Partiamo dai materiali. Come erano fabbricati i rustici delle nostre campagne? Ma di solito in quelle costruzioni trovavate il legno per le travi, le porte, per i pavimenti, la pietra per i muri e per i pavimenti, i mattoni pieni, che erano destinati ai muri e all'immancabile camino, il ferro per i tiranti ed altri oggetti di uso quotidiano, e poi la paglia. Sul vostro bagno non siete obbligati a utilizzare tutti questi materiali, però alcuni sono quasi fondamentali. Per quanto riguarda la zona lavabo, personalmente adoro i topi legno massello, in particolare quelli non lavorati, quindi molto grezzi. Mi piacciono per la sensazione che trasmettono al tatto quando si passa la mano sulla parte non lavorata, sulla parte appunto più grezza, che è una sensazione tipica di alcuni oggetti fatti a mano, quindi oggetti artigianali. Inoltre con il top le tubature saranno a vista e questo amplificherà un po' la sensazione di semplice, di incompleto, esattamente come le abitazioni delle nostre campagne che non erano rivestite. Volendo comunque ci sono anche top completamente lavorati e anche in questo caso vi consiglio di puntare su quelli in legno massello. Se poi vi serve dello spazio per riporre gli oggetti che di solito vanno nel mobile sotto al lavabo, avete due possibilità. La prima possibilità è quella di non rinunciare al mobile sotto al lavabo e qui avete solo che l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda i modelli. La seconda possibilità è quella di riporre gli oggetti da un'altra parte, che sia un armadio colonna oppure su delle mensole oppure su una cesta, su un cestino porta oggetti. Per il lavabo vero e proprio vi consiglio invece la pietra naturale, e in questo modo rimarrete sul classico. Ci sono moltissime possibilità, tante aziende producono questo tipo di lavabi, quindi non avrete difficoltà a trovare il modello che state cercando. Se non volete utilizzare la pietra naturale, avete comunque a disposizione la ceramica, ci sono dei bellissimi modelli di forma rettangolare, circolare o semicircolare, e che sono adatti ai top in legno di cui abbiamo parlato prima. Sui sanitari vi consiglio di non complicarvi la vita, quindi sicuramente forme arrotondate e sinuose. Perché? Perché l'obiettivo dovrebbe essere quello di creare un ambiente piacevole ed armonioso, con le giuste proporzioni. Se andate a prendere dei sanitari dalle forme troppo classiche, squadrate, ingombranti, rischiate di rovinare un po' quelle che sono le proporzioni del bagno. State attenti soprattutto se avete un locale di piccole dimensioni, quindi sotto i 4 metri quadri, e magari anche cieco. Ed ora, signori, un dubbio amletico. Vasca o doccia? Che cosa è meglio mettere in un bagno rustico? Diciamo subito che è una questione di spazio, gusti e necessità. Se vi piace la soluzione vasca e avete lo spazio necessario, allora scegliete pure la vasca, che in un bagno rustico ci sta benissimo. Ci sono diverse possibilità. Personalmente per un bagno rustico utilizzerei una vasca a vista anziché quella classica ad incasso, però valutate magari la soluzione della vasca a vista se avete un bagno di dimensioni generose, altrimenti per un bagno di dimensioni normali decisamente meglio la vasca d'incasso. In alcuni contesti, come ad esempio la ristrutturazione di un vecchio casolare in Toscana, potreste anche valutare la vasca a vista con i piedini. Avete presente quei modelli un po' classici? Ecco, ci sono aziende che fanno questo tipo di modelli, rivisti in forma moderna, e che ci starebbero benissimo in quel tipo di contesto, quindi appunto il vecchio casolare, il vecchio rustico di campagna. Forse sono meno adatti a un monolocale all'ottavo piano in centro a Milano. Se la vasca non ci sta oppure non vi piace, allora la scelta della doccia è obbligatoria.
Nel caso della doccia, io magari vi consiglio di valutare alcuni piatti doccia con la pedana in legno. Questo tipo di pedana vi aiuterebbe tantissimo a sottolineare il carattere rustico e naturale del vostro bagno. Poi non vi piace questo tipo di soluzione, nessun problema, andate sul classico con i piatti doccia in ceramica o acrilico o perché no anche pietra. Fa troppo freddo. E sì, questo era sempre il film di Pozzetto, ma in realtà lo stile rustico è caldo, avvolgente e rilassante. E quale materiale ricrea queste sensazioni? Ovviamente il legno. Se parliamo di pavimenti del bagno rustico, il protagonista è proprio il legno e con le sue varie essenze. Se non volete investire su questo materiale, ci sono comunque delle alternative che so che sono molto apprezzate, come ad esempio il grass porcellanato effetto legno, oppure sempre il grass però effetto pietra. Per i rivestimenti invece potete puntare sempre su un grass effetto legno o effetto pietra. Se volete farvi un'idea, e potete guardare le collezioni delle aziende Marazzi, Ceramica Rondine e Ragno. Vi lascio qualche link utile nella descrizione del video. Ma veniamo ad un elemento fondamentale del bagno rustico, ovvero la porta. E qui ragazzi c'è poco da fare. Se volete un vero bagno rustico, il vero bagno rustico classico, da copertina da rivista, dovete puntare su una barn door. Si tratta di un serramento che veniva utilizzato nei vecchi casolari toscani o nelle fattorie americane e che, unito al carrello in legno, è davvero spettacolare, ma non ho bisogno di dirvi molto perché già in questo momento state vedendo le foto di alcune proposte di barn door. E ci sono delle aziende anche italiane che producono questo tipo di serramento, anche in questo caso trovate quello che vi serve nella descrizione del video. È solo la mia opinione ovviamente, se volete un bagno rustico che si rispetti dovreste seriamente valutare questa possibilità di installare la barn door. Sappiamo tutti che per questioni di spazio purtroppo non è sempre possibile installare una porta scorrevole, però se le dimensioni ve lo consentono valutate questa scelta, perché a guadagnarne non sarà solo il bagno ma anche il resto della vostra abitazione. Prima di svelarvi le ultime cose sul bagno rustico, parliamo un attimo di accessori. Gli accessori adatti a questo tipo di bagno. Verso l'inizio del video avevamo parlato dei materiali che componevano le case di campagna dei nostri nonni e tra questi materiali avevamo citato la paglia. La paglia che ritorna un po' anche nel bagno rustico moderno contemporaneo e negli accessori. Tra gli accessori più indicati abbiamo le ceste porta biancheria, le ceste porta oggetti, le mensole, ovviamente mensole in legno, e uno sgabello in legno oppure una scala sempre in legno dove poter appendere gli asciugamani. In descrizione vi ho messo qualche esempio di qualche accessorio che potreste utilizzare per il vostro bagno, valutate voi quello che vi piace di più. Le ultime due cose che vi voglio dire riguardano lo specchio e la lavatrice, e anche in questo caso il legno è il protagonista. Ci sono specchi con bellissime cornici in legno, più o meno vistose, e lavorate in modo diverso, quindi diciamo che è quasi una scelta obbligatoria e prendere uno specchio con la cornice in legno. Poi c'è la lavatrice, che ovviamente non è in legno, e per la lavatrice vi volevo consigliare magari di valutare un mobile porta lavatrice, in modo tale che una volta che è chiuso il mobile stesso riprende un po' lo stile naturale che avete già dato a tutto il bagno. L'ultimissima cosa che vi voglio dire è che potete giocare con tutti questi elementi che abbiamo visto durante la guida per dare al vostro bagno rustico il look che preferite. Se preferite andare sul look più moderno ci saranno materiali ed elementi più indicati. Se invece volete qualcosa di più classico, proprio di tipico delle abitazioni delle nostre campagne, ci saranno altri materiali, altri elementi, altre aziende che vi potranno aiutare. E con questo vi ho raccontato tutto quello che c'era da dire sull'arredo del bagno rustico. Se avete delle domande lasciatemi pure un commento qui sotto, vi risponderò il più presto. Prima di salutarvi però vi devo ringraziarvi infinitamente perché da qualche giorno il canale ha superato i 2000 iscritti. Grazie ragazzi, per me è un risultato inimmaginabile, se ci penso rispetto a quando ero partito. Mi sostenete qui e anche sul blog, quindi grazie davvero. E
Da parte mia vi posso dire che ci metterò sempre più impegno per portarvi nuove guide sull'arredo e sulla ristrutturazione degli interni. Riguardo a questo, non mi viene nient'altro da dire perché sono emozionato. Se avete piacere, condividete questo video e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!